tutti, bentrovati. Oggi desidero portare un'esortazione che ho vissuto in settimana col Signore, ma a motivo di questo vi comunico che lo studio sull'apostasia continuerà la prossima settimana. Quindi, prima di tutte le cose, desidero pregare il Signore Gesù. Amen. Padre, grazie per questo nuovo giorno, ti chiediamo di rimanere con ognuno di noi, di stare con noi, di proteggerci e custodirci da ogni cosa. Grazie perché il tuo amore è infinito ed è incondizionato per la nostra vita. Ti benediciamo e ti lodiamo. Benedici questa parola e che possa veramente lavorare nei nostri cuori e che possa veramente incoraggiarci ad andare avanti nelle tue vie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Desidero veramente con tutto il mio cuore portarvi questa parola. È un'esortazione che ho vissuto in prima persona in questa settimana, ma che ho anche ricevuto da parte del Signore. E in questa settimana una persona a me cara è scomparsa, è morta. E era una persona straordinaria perché diciamo che abbiamo vissuto poco insieme, però quei pochi momenti vissuti insieme ci hanno legato nel cuore in maniera molto profonda e molto forte. E a motivo di questo, poi nel dolore e nella sofferenza per questa perdita, ho ricevuto questo nel mio cuore. L'esortazione che desidero condividere con tutti voi parla dell'amore di Dio. E la cosa straordinaria è che in questa esperienza ho compreso in maniera molto, ancora molto più profonda, che l'amore di Dio agisce nelle diversità, perché io con questa persona non la vedevo tutti i giorni, la vedevo sporadicamente, però quelle pochissime volte che stavamo insieme nel cuore ci eravamo unite come se fossimo state una famiglia, e questo ha portato un frutto nel mio cuore, un frutto di riflessione, ma anche un frutto nell'amore e di cosa veramente, di cosa ci vuole comunicare Dio quando ci dice di amarci gli uni e gli altri, no? Quando camminiamo nella verità, quando camminiamo nelle orme di Gesù e ovviamente sperimentiamo anche nell'amore qualcosa di più profondo e di più forte, sia con persone che comunque hanno il tuo stesso credo, oppure con persone come questa persona che non aveva lo stesso credo, non aveva il solito cammino, ma questa profonda relazione è stata per me frutto di maturità, di crescita, è stato qualcosa che ha riscaldato il mio cuore in una stagione dove avevo bisogno proprio di quell'amore e l'ho ricevuto proprio da una persona comune, una persona normale, e di questo ho ringraziato il Signore che mi ha dato l'onore di averla potuta conoscere, anche quei poche volte che ci siamo viste, potuta anche godere della sua amicizia, della sua ospitalità, della sua comprensione. Quindi a motivo di questa esperienza fatta in questa settimana desidero veramente leggere con voi questo passo che ho meditato con lo Spirito Santo, che si trova in 1 Pietro 1,22. Prendiamolo insieme. Sta scritto: avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno, senza alcuna simulazione, amatevi intensamente gli uni e gli altri, di puro cuore. Questa parola ha portato veramente una riflessione profonda nel mio cuore, perché quando dice avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, l'amore nasce dal fattore che camminiamo nella verità, il vero amore, l'amore puro, quello incondizionato, quello che comunque non sospetta il male, che non è un amore che simula l'amore stesso. Quindi questo amore nasce dal fattore che camminiamo nella verità, che in questo cammino con Gesù Cristo approfondiamo anche l'essenza dell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E in questo amore Dio ci chiede proprio attraverso la sua parola di non essere simulatori. Quindi amatevi, sì, ma senza simulare l'amore, no? E infatti dopo questa frase dice amatevi intensamente gli uni e gli altri di puro cuore.
Perché? Perché se siamo e ci dichiariamo figli di Dio, noi ci ameremo di un amore puro, incondizionato, che non ci giudica. Quando anche poi si sbagliasse gli uni e gli altri, perché succede, non succede, ma è garantito che sbagliamo gli uni con gli altri, l'amore copre moltitudine di peccati e noi siamo chiamati a coprirci gli uni e gli altri, non essere persone che si giudicano o che si fanno la propria giustizia. E in questo, questa persona che in questa settimana il Signore ha portato con sé ha testimoniato proprio questo. Lei non mi conosceva, non è che mi praticasse, ci frequentavamo tantissimo, però lei mi ha amato così com'ero e io ho amato e accettato lei per quello che era. E questo amore così semplice ma così tanto puro, che non era influenzato da quello che io posso essere stata o avere fatto eccetera eccetera, ma era un amore al di là delle differenze, era un amore al di là di quello che poteva essere qualcosa che ci accomunava. Eravamo diverse e non ci accomunava niente, però ci volevamo veramente molto bene. E lei me l'ha anche detto dopo due volte che ci siamo conosciute. Lei non si spiegava perché provava questo amore forte, amore puro, e anch'io sinceramente, e anche con mio marito si diceva spesso del perché si voleva, cioè ci sentivamo parte di questa persona. Però è vero, l'amore di Dio veramente accomuna le differenze, cioè le mette da parte, le mette, cioè non c'è differenza quando c'è il vero amore che ti lega nel cuore. Non siamo diversi in nessuna cosa e quindi se amiamo dello stesso amore che il Signore ci ha amato, ovviamente vuol dire che stiamo camminando nella verità, perché Gesù ha amato anche i suoi nemici, Gesù ha comunque amato i suoi persecutori fino alla morte, fino alla croce. È dura ammettere questo, perché dire amo i miei nemici, amo coloro che mi percuotono, che mi perseguitano, insomma la carne non è tanto, come dire, non è che gli fa tantissimo piacere. Però se vogliamo percorrere le orme di Gesù Cristo anche in questo settore dell'amore di Dio, in questa situazione, noi siamo chiamati veramente a viverlo come lui lo viveva, e quindi senza simulazione ci siamo chiamati ad amarci gli uni e gli altri in modo intenso e di puro cuore. Comunque simulare significa fingere, quindi senza, è come se il Signore ci dicesse amatevi però senza nessuna finzione e quindi di cuore puro, così come siete, amatevi gli uni e gli altri. Ovviamente siamo chiamati ad amarci senza ipocrisia, senza doppi fini, senza scopi, accettarci come Gesù ci accetta, amarci come Gesù ci ama. Gesù non ci ama perché siamo bravi o perché andiamo in chiesa la domenica o perché facciamo cose buone o operiamo cose buone. Dio ci ama a prescindere, Gesù ci ama a prescindere da quello che noi possiamo fare di buono o operare in maniera corretta. Il Signore, l'amore di Dio è incondizionato a motivo proprio di questo. Però leggiamo cosa dice Romani 12, 10, 11. Prendiamolo insieme. Sta scritto: l'amore sia senza ipocrisia. Destate il male e attenetevi al bene. Nell'amore fraterno amatevi teneramente gli uni e gli altri. Nell'onore usate riguardo gli uni verso gli altri. Dio usa un onore nell'amarci, Dio usa un riguardo per ogni suo figlio. L'amore di Dio è unico, è profondo, è inesauribile. Il suo amore ci copre dalla testa ai piedi, ci copre in ogni cosa che noi viviamo. Il suo amore è come quella coperta calda che in una notte fredda ci riscalda e ci mantiene al sicuro, ci protegge. Amarci gli uni agli altri significa andare oltre le differenze, oltre le convinzioni che abbiamo gli uni degli altri, oltre ogni peccato, ogni caduta, ogni giudizio. L'amore di Dio copre moltitudini di peccati. E quando dice amatevi teneramente gli uni e gli altri,
nell'onore usate il riguardo gli uni verso gli altri, significa che io, come ho riguardo per me e per le mie cose, posso avere e sono chiamato ad avere un riguardo anche nei confronti del mio prossimo. Ama il tuo prossimo come te stesso. È straordinario l'amore di Dio e ce ne sarebbe tanto, tanto da dire. Però l'amore di Dio è eccellente, è una sovraeccellenza nella nostra vita e abbiamo bisogno di veramente di procacciare e di usare l'amore di Dio per essere forti, potenti nel Signore, perché le barriere della diversità, le barriere delle proprie giustizie, noi siamo chiamati a abbatterli attraverso l'amore di Dio, attraverso l'amore incondizionato del Signore Gesù Cristo e quell'amore puro che ci aiuta a essere un sostegno gli uni per gli altri senza l'amore carnale. Perché l'amore carnale ti ama se tu fai quello che io desidero. L'amore carnale ti dice: se sei come voglio io ti amo. Se non fai quello che voglio io, non lo so. Quindi l'amore carnale è fallace, ma l'amore di Dio è eterno. Amen. In Giovanni 13, 34, 35 sta scritto: vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni e gli altri, come io vi ho amato. Anche voi amatevi gli uni e gli altri. Verso 35: da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. L'amore è qualcosa di straordinario, ma non quello umano, ma quello proprio, l'amore di Dio, l'amore di Gesù Cristo, che è stato veramente proprio manifestato attraverso anche il sacrificio d'amore di Gesù, andando proprio a morire sulla croce per ognuno di noi. Questo è l'amore vero, dare la propria vita per gli altri, a prescindere. Gesù non ci ha amato perché ci conosceva o perché si frequentava con noi o aveva una relazione profonda con tutti gli esseri dell'umanità. Gesù ci ha amato a prescindere da questo. Anche se poi, apro una parentesi, noi siamo chiamati ad avere un'intima, forte e autentica relazione con Dio Padre, con Gesù il Figlio e lo Spirito Santo. Ma Gesù ha dato la sua vita a prescindere dalla relazione che Lui aveva con noi. Amen. Quindi noi siamo, ci conosceranno e siamo i discepoli di Gesù se abbiamo amore gli uni verso gli altri. E fra le altre cose mi sorprende e mi stupisce un po' il verso 34 quando dice: vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni e gli altri. Comandamento significa ordine dettato da Dio, quindi un'alleanza. Cioè, quando il Signore in questo verso ci dice: vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni e gli altri, Lui sta facendo, ci sta chiamando ad una alleanza con Lui e il suo amore. È per questa alleanza che noi possiamo poi manifestare quell'autentico amore con i suoi frutti, fra gli altri. Non è che posso dire, facile dire la parola ti amo, però è difficile poi negli atti delle volte, o la maggior parte delle volte, manifestare quell'amore. Amen. Ma i frutti dell'amore sono molto molto straordinari e concludiamo leggendoli in 1 Corinzi 13, 4, 8. Prendiamoli insieme. Sta scritto in 1 Corinzi 13, 4, 8: l'amore è paziente, è benigno, l'amore non invidia, non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non sospetta il male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non viene mai meno, ma le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza sarà abolita. Ma la cosa che rimarrà soprattutto sarà l'amore. Non solo l'amore che noi abbiamo per Dio, per il suo regno e per Lui e per le sue opere, ma anche l'amore gli uni e gli altri. La Chiesa degli ultimi tempi è chiamata a ritornare al primo amore e ad amarci al di là delle differenze. L'amore di Dio va al di là delle differenze e non giudica e non sospetta. E quando anche una persona sbagliasse,
70 volte 7 l'amore di Dio copre quella persona e non la giudica, ma sta scritto che Dio castiga e corregge quelli che ama. Ma troppe volte, e concludo dicendo questo, troppe volte l'uomo si mette al posto di Dio giudicando e castigando le persone. Ma Dio non è il Sinedrio, Dio è Dio e l'amore di Dio copre moltitudini di peccati. Quindi io quello che mi sento di dire da parte del Signore è: torniamo al vero amore, torniamo al primo amore e amiamoci gli uni e gli altri a prescindere da quello che l'altro fa o da quello che io posso fare. Amiamoci al di là delle differenze e torniamo tutti insieme alla croce, a Gesù Cristo. Con questo, che Dio ci benedica tutti. Shalom, a presto e alla prossima.